71 anni sono trascorsi dall'eccidio di Sant'Anna di Stazzema e come ogni anno, nel giorno dell'anniversario, il paesino dell'Alta Versilia si è affollato di centinaia di persone venute a ricordare la strage del 12 agosto del 44. Sul sagrato della piccola chiesa si è celebrata la Santa Messa in suffragio, celebrata dal vescovo di Pisa, Giovanni Paolo Benotto, alla presenza delle autorità civili e militari locali. Poi il rituale corteo attraverso l'antica mulattiera fino all'ossario. Al monumento in ricordo delle vittime, il sindaco Maurizio Verona e il prefetto Giovanna Cagliostro hanno deposto una corona di alloro. La cerimonia si è legata quest'anno al centenario dell'eccidio armeno. Oggi stiamo commemorando la memoria, stiamo celebrando la memoria dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. E certo è che la memoria oggi è probabilmente lo strumento più importante per far sì che ciò che è accaduto non accada mai più. Il legame è estremamente diretto, è un legame valoriale. L'impunità dei crimini contro l'umanità ne ha prodotti altri e purtroppo il Novecento si è aperto con quel primo genocidio, il genocidio armeno. Nessun ministro quest'anno ha partecipato, un'assenza vistosa che ha generato amarezza tra i superstiti. Sì, l'assenza delle istituzioni maggiori mi fa male. Venendo qui all'ossario di Sant'Anna o in tutti gli altri luoghi, bisogna venirci e andare via anche con un impegno ben preciso che delle Sant'Anne non ce ne fosse più. Purtroppo delle Sant'Anne ce n'è ancora tante. A breve, è stato annunciato, sarà donata dall'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia una nuova lapide in granito a sostituire quella storica andata distrutta la notte del 5 marzo. Al termine della mattinata è stata inaugurata la mostra I colori della pace, con i lavori dei bambini provenienti dalle zone di conflitto di tutto il mondo. Nel progetto abbiamo coinvolto i giovani di 56 paesi del mondo che ci hanno fatto pervenire dei loro disegni e con questi disegni hanno parlato di pace.